Ti va di trovare una cosa per me? Questo posto è un disastro. Dall'inizio della guerra la popolazione di Reach qui alla Atlas è aumentata vertiginosamente. Dovrebbe occuparsene Terry, il custode, ma è scomparso. Trovalo e digli di rimettersi al lavoro. Prova nel suo ufficio. Ci si vede, cacciatore. Sembra la tana di un animale. Vedi se trovi un'agenda o qualcosa del genere. Anche se a dirla tutta non sembra proprio un tipo d'agenda. Ci deve essere un indizio da qualche parte. Guarda dietro alle cose. Io gli indizi per trovarmi li lascio sempre dietro a qualcosa. È una mia piccola ossessione. Una porta segreta. Che segreti nasconde il mio custode? Anzi no, non rispondere. Tutte le opzioni sono ugualmente disgustose. Ah, è uno dei vecchi laboratori sperimentali. L'ho dovuto chiudere dopo una serie di... incidenti. Non farti l'idea sbagliata, continuavano a tagliarsi con la carta. Il sistema sanitario di Prometea è un delirio, quindi mi è costato meno chiudere il laboratorio. Ecco, adesso ho paura di tagliarmi anch'io. Continua a cercare, io prendo i miei paradita di gomma. Oi, chi è? Fatti vedere. Tu non sei Terry! Dov'è? Cosa hai fatto a Terry? Ha detto che mi avrebbe fatto uscire alla fine di tutto! Ma questo Terry ti sta tenendo prigioniero? Cosa? No! Mi ha rinchiuso per salvarmi dagli altri e mi avrebbe fatto uscire una volta che la situazione si fosse calmata. È passato un po' di tempo, però. Spero stia bene. Senti, non è che mi faresti uscire? I comandi sono al di là di quel vetro. Lì, esatto! Quelli sono i comandi della porta! L'operazione è andata a buon fine. Che fai? Mi provo. Quei Reach sono assetati di sangue. Uccidili prima di farmi uscire. Ti daranno canzoni sulla tua morte. Diamine, ragazzo! Sei un Reach! Già, grazie al mio migliore amico Terry! Mi ha salvato la vita! Su, andiamo a cercarlo! Oh no! Terry! L'hanno ucciso! Frena! Mi vuoi spiegare che cazzo sta succedendo? Terry era il mio migliore amico!
Quando mi sono ammalato ha giurato di salvarmi e dopo aver seguito un paio di corsi su Econet ha trovato questo laboratorio e ha scoperto come trasferire un cervello umano nel corpo di un Wretch. Gli altri Wretch sono esperimenti falliti e sfuggiti al suo controllo. Tutti i banditi e soldati Maliwan che Terry ha usato come cavie per perfezionare il processo di trasferimento cerebrale. Presto, l'unica speranza di salvare Terry è trasferire il suo cervello in un corpo di Wretch. Lo estrarrò coi denti. Ma se invece ok, no, stai già mangiando il tuo amico. Bene, perfetto. Prendi il cervello e andiamo a salvargli la vita. La cisterna per il trasferimento è al piano di sotto. Ah, quella invece è la gabbia di Gary. Ciao, Gary! Ti sbranerò la faccia! Indosserò tua madre come un accappatoio! Ti farò mangiare i tuoi stessi figli! Ah, quel Gary. Criminale di guerra Maliwan. Secondo me mangiava la gente già prima di essere un Wretch. Fa cadere la gabbia usando quell'interruttore e andiamo alla vasca. Libera! Tracannerò la tua anima! Ti spaccherò le unghie dei piedi! Farò un purè con la tua lingua! Ehi, Gary è libero! Io resto qui, tu vai giù, ammazzalo e occupati del trasferimento, ok? Ci sto ancora a fare! Ti ammazzo! Ehi, Gary è morto! Eccellente! Metti il cervello di Terry nella cisterna! Muoviti o rischiamo di perderlo! Bene, c'è già un corpo di Wretch pronto al trasferimento! Non so come faccia Terry ad estrarre il cervello, ma l'altro giorno l'ho visto affilare un cucchiaio da gelato! Basta premere un pulsante e fa tutto da solo. Sembra facile. Non ci vorrà mica una laurea. Terry, sono Glenn. Riesci a sentirmi? Fatica ad adattarsi al suo nuovo corpo. Prova a parlargli. Ricordagli che è ancora umano. La faccio breve. In pratica adesso sei un Wretch e ti ci dovrei abituare. Fattene una ragione. Vivo! Sono... Glenn? Sono vivo! E sono un Wretch! Mi hai salvato, sono vivo! Terry, siamo sani e salvi! Siamo vivi! Grazie di tutto, ho un regalino per te. Bene, finalmente ho trovato quella specie di cappuccio di gomma da mettere sulle dita, non puoi immaginare... Wow! Ah! Wretch parlante! Mi mancano svariati pezzi, ma sai che ti dico? Non voglio saperlo, voglio poter negare tutto. Vado a amministrare l'azienda da un'altra parte. Un prototipo Atlas che abbiamo trovato quando abbiamo scoperto il laboratorio. Purtroppo per usarlo servono, delle mani. È tutto tuo! Glenn, mi hai salvato la vita! Ovviamente! Non potevo mica lasciarti lì a marcire! Oh, sì, ho dovuto mangiare il tuo cadavere. Scusa? No, no, non preoccuparti. Me lo mangerei anch'io un cadavere in questo momento. Amici per la pellaccia, per sempre! Amici Wretch, per sempre!